Unspad 8 è un tablet Android 3G da 8 pollici con risoluzione HD, display IPS e doppia fotocamera. Vediamo cosa contiene la confezione. Andiamo a effettuare l'unboxing del tablet Unspad 8 che ci ha inviato Hansfree. Proprio ieri abbiamo visto l'unboxing del tablet che ci ha inviato, un tablet di uno smartphone che ci ha inviato, smartphone da 5 pollici. Qui abbiamo il tablet che andremo a vedere tra un attimo. All'interno della confezione poi troviamo manualistica, guida rapida, quindi con garanzia, una folta manualistica, devo dire. Poi troviamo alimentatore, certamente. Un alimentatore da 5 volt da 2 ampere, alimentatore da 2 ampere, cavo dati USB micro USB e un adattatore USB micro USB per utilizzare il tab la funzione de OTG del tablet. Mettiamo tutto questo da parte per andare a vedere il tablet da vicino e andiamo anche ad accenderlo. Ovviamente abbiamo una pellicola nella parte anteriore. Come detto, si tratta di un tablet 8 pollici con display IPS e anche le connettività 3G che consente di essere quindi sempre connessi. Andiamo ad accenderlo. Qui il tasto di accensione e spegnimento, blocco sblocco del tablet con i due tasti del volume. Nella parte inferiore configurazione completamente pulita, così come il bordo sinistro. Nella parte anteriore abbiamo l'ingresso per jack audio da 3,5 mm, la presa micro USB per la ricarica e sincronizzazione tramite PC, più l'inserimento, lo slot per chiaramente, come detto, abbiamo la funzione 3G, quindi qui abbiamo l'inserimento per la SIM. E qui per la SD card fino a 32 GB, quindi la memoria interna da 8 GB è chiaramente un po' scarsa, può essere espansa grazie alla memoria esterna USB. Andiamo a inserire l'italiano facendo una rapida, saltando insomma tutti i vari passaggi. Nel frattempo vi do alcune indicazioni su questo dispositivo, le caratteristiche generali. Si tratta di un dispositivo che ha un processore quad-core, molto carina la forma, devo dire. Dicevo, un processore quad-core ARM Cortex-A7 da 1,3 GHz. La versione Android che troviamo sul dispositivo è la 4.4.2 KitKat, la stessa che poi ritroviamo anche, abbiamo visto anche sullo smartphone di Hansfree. Abbiamo 1 GB di memoria in RAM, 8 GB di memoria interna, sicuramente molto poca. La risoluzione del pannello IPS è 1280x800 pixel, quindi una risoluzione in HD retroilluminato a LED. Abbiamo il 3G integrato che ci consente solo la navigazione, non anche la possibilità di effettuare chiamate, se non attraverso ovviamente quelle applicazioni come Viber, ad esempio, Skype, eccetera. Poi abbiamo Bluetooth, Wi-Fi, il case posteriore è in alluminio spazzolato, che gli dona sicuramente un bel effetto elegante, pur rimanendo molto sottile, ha uno spessore di 8,6 mm e un peso di 380 grammi. Molto interessante la batteria da 4000 mAh che dovrebbe consentire una lunga durata. Chiaramente tutto questo poi la durata, la performance del dispositivo le andremo a vedere nella recensione tra qualche giorno, più o meno ci vorrà almeno una settimana. Se avete domande non esitate a porcele, sicuramente interessante il prezzo di 150 euro, chiaramente sto parlando di prezzo ufficiale, poi in rete si può trovare anche a un po' meno. Ripeto, se avete domande non esitate a porcele, poi vi risponderemo durante la recensione. Per il momento, come si dice? Al primo impatto il dispositivo, almeno dal punto di vista estetico, sembra molto molto ben fatto. Qui abbiamo anche lo speaker di sistema, la doppia fotocamera da 2 megapixel nella parte posteriore e da 0,3 pixel megapixel nella parte anteriore, quindi due fotocamere proprio
per lo stretto necessario. Abbiamo addirittura la radio FM. Vabbè. Con questo è tutto. Un saluto a tutti i lettori di tecnoandroid.it. Come sempre, condividete e mettete mi piace. Ciao!